Come ti chiami? Ah, io Gabriele Menghi. Gabriele Menghi, di San Claudio? Sì. Quindi sei un parrocchiano? Io sono un parrocchiano. Quindi praticamente che cosa stai facendo qui in questo momento? Vedo che stai lavorando su questa antica porta. Di che epoca è questa porta secondo te? Ah, questa è l'anni 80. Ah, sembra antichissima. No, questa è stata rifatta quando hanno fatto... hanno sistemato così qui sopra, perché non era così. Ah, ho capito. Quindi praticamente adesso tu la stai... Hai levato la vernice che c'era prima, mi sembra? Sì. E adesso la lasci così e la lasci come legno? Sì, però bisognava sopravvivere un protettivo. Ah, beh, c'è questo un protettivo, sì, certo, certamente. Cerchiamo di non coprirla tanto. Per non coprirla tanto bisogna fare bene sotto, perché altrimenti si rivede tutte le macchie nere. Sì, no, ma sto vedendo che... ma sei andato su con l'impalcatura per fare tutto il resto, eh? Ah, poi mi era a tirarla giù questa qui, era, non so se peserà 5-6 quintali. E allora è meglio lasciarla tu stare e lavorarci. E lavorarci, però tirarla giù si faceva tutto, però... Beh, questa penso che, siccome il lavoro è gratuito, la chiesa ha risparmiato. Probabilmente sì. No, ha risparmiato sì, no? Sì, probabilmente. No, e in più c'è stata la passione, diciamo, del fedele. No, era solo per vederla bella, non era che... Perché era brutta, visto che stiamo qui spesso. Sì, voi siete... Allora, i parrocchiani sono affezionati a San Claudio. Ah, sicuramente. A questa abbazia, sì. Che è un'abbazia importantissima, al di là di Carlo Magno e altro, però è una bellissima come abbazia. Vengono un sacco di turisti, ho visto... una cinquantina di turisti che sono partiti, forse inglesi o tedeschi. Diciamo che un certo numero di turisti è sempre venuto qui. Poi, comunque sia, pare che ultimamente ho l'impressione che ci sia stato un incremento. Sì, ma dovremmo farne, penso... Col fatto di Carlo Magno ho l'impressione che qualcuno in più arriva. Sì, però il punto è, come turismo, come ricezione turistica, ce l'abbiamo? Quello è un problema. Perché... Per carità, qui c'è un ristorante ottimo. Sì, ristorante, albergo, però... Parliamo di 30 camere, 32 mi pare. Perché se putacaso cominciasse a spargersi la notizia, anche perché io ho visto recentemente a Macerata, alla presentazione dell'ultimo libro di Carnevale di Antoniozzi, sempre su il dopo Carlo Magno, in effetti, che praticamente c'erano due televisioni, una belga e una italiana. E vogliono fare un lavoro addirittura insieme, quindi a livello europeo. Sì. E se la cosa dovesse espandersi, ma potrebbe esserci anche stata la famosa Cappella Palatina di Carlo Magno, significa che la gente verrebbe qui, perché a Hagen ci vanno 2 milioni di persone all'anno. Sì. Potrebbero venire giù qui un certo numero, abbiamo un sacco di chiese carolingie che non ce l'ha nessuno, quindi abbiamo un percorso turistico e anche... Lasciamo da parte il discorso proprio dell'amore verso l'arte e verso la storia, ma io guardo il turismo che porta i quattrini, il turismo che porta i soldi a chi cucina, a chi li ospita, sì. Capito? E mancano queste cose, mi sembra, per un grosso flusso di turisti. E qui sicuramente manca, probabilmente se fosse un grosso flusso quello che abbiamo non è sufficiente. Poi... Sì, ma è interessata, attenzione, è interessato il Piceno, quindi noi facciamo parte qui della Curia di Fermo, sì. Arcivescovile di Fermo, che è antichissima, è quella che proprio, diciamo, ha dato le basi all'Europa, secondo il libro di Antoniozzi e di Carnevale. Carnevale, sì. Abbiamo dato le basi all'Europa e questo ne dobbiamo tener conto. Perché deve esserci una riscossa cristiana, che non vogliono, perché altre forze vogliono imporre le loro cose, tipo l'aborto fino a dove vuoi, l'omosessualità, il gender nelle scuole. La Chiesa si sta battendo. Anche il Vescovo di Macerata, che è andato contro la droga, ha ricevuto le critiche, cose... Ho letto. Hai letto? Beh, e quindi bisognerà darsi da fare. Sicuramente sì. Beh, intanto voi laici state lavorando con la Chiesa e per la Chiesa. Sbaglio? Sì, no, e questo lo facciamo tutto spassionatamente. Perfetto.